invitiamo subito, immediatamente a parlare la dottoressa Aldina Venerosi, ricercatore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci parlerà dell'epidemiologia dei disturbi dello spettro autistico, perché questa seconda parte della mattinata sarà dedicata in modo particolare ai disturbi dello spettro autistico. Mi obbliga l'intervento dell'onorevole Binetti dire due parole, perché lo devo, diciamo, alla mia istituzione. Io non credo che di una linea guida concepita sulla base delle metodologie internazionali dell'eccellenza clinica si possa parlare come strumento ideologico. Quando le linee guida sono concepite con quella metodologia, sono dei documenti scientifici e certamente la scienza è attraversata da paradigmi e certamente questi paradigmi si possono modificare, possono essere meno inclusivi o più esclusivi, ma comunque questi sono documenti che vengono costruiti attraverso una metodologia scientifica. E non sono documenti politici e non sono documenti ideologici. Quindi è evidente che nella base di evidenze scientifiche che in quel momento si avevano a disposizione, questo è stato trovato. Ma si può discutere sui limiti di questo documento che è stato prodotto, del suo formato editoriale, di tanti aspetti, tra i più importanti quelli che non siamo riusciti in Italia a dare delle linee guida scientifiche che si interessino per esempio del processo diagnostico e dell'età adulta. Noi siamo ancora privi di questi documenti di riferimento e questo è un fatto grave che ci penalizza, perché se vogliamo parlare di quella foresta, di quel disordine, di quel far west di cui ci parlava l'onorevole Binetti, ecco, noi ci siamo ancora in mezzo per tante questioni e certamente la linea guida sugli interventi nell'età evolutiva dell'adolescenza non ci dà nessun, diciamo, dato definitivo, perché le linee guida non danno dati definitivi, danno dati dinamici. Aggiungo che la linea guida è uscita nel 2012, avrebbe una previsione di revisione nel 2015, cioè adesso, quindi diciamo il ritardo non c'è. Secondo, che la revisione di una linea guida su un certo argomento si fa sulla base scientifica e quindi intanto si vanno a guardare se altre linee guida sono che attengono a quella metodologia sono state emesse a livello internazionale. Vi ricordo che a livello internazionale un grosso istituto di eccellenza clinica che si chiama NICE nel 2012 e nel 2013 ha emesso due linee guida molto importanti, una che riguarda l'età adulta e una che riguarda tutto il percorso e quindi diagnosi ed intervento per quanto riguarda l'età evolutiva. E sono documenti molto interessanti da leggere e devo dire una cosa, che la legge che a me ha fatto piacere che ci sia, perché quando esce un documento a livello del Parlamento probabilmente è quel sintomo che la cittadinanza, che lo Stato, che i cittadini hanno preso consapevolezza di un problema, perché è stata votata in maniera trasversale questa legge, quindi è comunque un segno di maturità e di consapevolezza che questo Paese ha. Poi per il resto l'ultimo, diciamo, articolo della legge ci mette in grosse difficoltà e le isorisorse ci mettono in grossissime difficoltà. Lo dico anche come Istituto Superiore di Sanità, a cui sono stati dati degli oneri attraverso quella legge che io non credo che ad oggi potrà espletare a isorisorse. Comunque siamo fiduciosi ed ottimisti e andiamo avanti con il nostro lavoro. Quindi ritorno, diciamo, al tema per cui sono stata invitata, che è un lavoro che io e la dottoressa Chiarotti, che è una mia collega molto più esperta di me, abbiamo elaborato negli ultimi anni in risposta a questa enorme crescita
di stima di prevalenza che viene riportata dentro la letteratura. Una, diciamo, incremento talmente alto che ha portato a definire l'autismo in una fase di epidemia. Il riferimento, diciamo, più nominato anche, e forse è comunque storicamente determinato, è quello del CDC americano, che dal 2000 pubblica dei dati di stime di prevalenza sulla fascia, non su una fascia età, ma su un'età precisa, cioè quella degli 8 anni, e considerando un grosso numero di stati americani, sono un po' variabili a seconda dell'anno, ma insomma sì, le ultime stime si basano su 11 stati americani. E dà la possibilità di diciamo, conoscere nel profilo temporale il cambiamento della stima di prevalenza. È naturalmente importante quando noi andiamo a valutare il significato di una stima di prevalenza e la metodologia con cui essa è stata valutata. Nel caso degli studi americani non sono studi di popolazione, ma sono studi che si basano su una rivalutazione delle cartelle cliniche, che attengono sostanzialmente a tre registri, che quindi sono le cartelle di pediatria generale, programmi quindi bambini che sono iscritti a programmi dell'educazione speciale e bambini che usufruiscono di servizi, della disabilità e dei programmi educativi speciali. A questo punto le cartelle vengono analizzate adoperando una checklist diciamo ad ampio raggio, e poi dopo questi sintomi, diciamo, riconosciuti nelle cartelle vengono valutate secondo i criteri del DSM-IV. Questo chiaramente comporta una serie di bias che si sommano tra di loro nella valutazione di questa prevalenza, di cui un po' bisogna tenere conto quando poi si arriva a dire che un bambino su 50, un bambino su 68 presenta disturbi dello spettro autistico. Questo è, diciamo, la rete di paesi che fa parte di questa stima, e in questa diapositiva il riquadro rosso evidenzia il profilo temporale delle prevalenze, che effettivamente dal 2000 al 2010, come vedete, hanno più che raddoppio. Raddoppio che non sembra avere delle differenze significative all'interno dei sessi, se non rispettando quel rapporto che noi conosciamo di grossa prevalenza dei maschi, 4-1, ma non sembra essere influenzato dall'etnia di appartenenza e quindi da fattori di tipo più popolazionistico. Questa diapositiva la salto perché i tempi sono sicuramente più stretti di quelli che io utilizzo. Importante è che è stato usato dal CDC anche un altro approccio, cioè l'intervista ai genitori. Quindi sono state fatte un numero molto alto di interviste a genitori, chiedendo se il bambino aveva avuto visite relative al disturbo dello spettro autistico o diagnosi, per verificare con un altro tipo di approccio la stima che veniva riportata attraverso i precedenti studi. Gli anni sono paragonabili, abbiamo una prima mandata di questionario nel 2007 e una seconda nel 2011-2012. E di fatto anche attraverso questo approccio noi abbiamo che nella fascia 16-17 anni la prevalenza è molto alta, se addirittura andiamo nei maschi 1-31, quindi una conferma sostanzialmente di questo incremento. Diverso invece è quello che viene fuori da questa analisi di studi che è stata fatta da Elsabag e che ha considerato tutti gli studi di prevalenza a livello internazionale, quindi non si è focalizzata sugli Stati Uniti d'America, non si è focalizzata sull'Europa, ma ha cercato di analizzare tutti gli studi
esistenti in un arco temporale che mi sembra vada dal 95 al 2011. Questo qui è un po', sono gli schemi che riassumono questa analisi, dove vengono praticamente messe in ordine cronologico dal più vecchio al più recente gli studi e dove vengono riportate le mediane di prevalenza e in ordine per per l'autismo e per il disturbo dello spettro autistico qui secondo la classificazione del DSM-4. In realtà dalla valutazione di questi studi e da una stima quindi di misura centrale della mediana, in realtà Elsabach evidenzia che se noi andiamo a prendere l'Europa e l'America a cui attingono la maggior parte degli studi di prevalenza che si sono fatti, le mediane non sono molto differenti. Certo, abbiamo questi range. Quindi, di fatto, le stime di prevalenza sono estremamente eterogenee. Si fissano però su due punti abbastanza simili e che sono sicuramente non proprio gli stessi di quelli riportati dal CDC americano. Quindi sono un po' più contenuti. E questi sono i valori che vengono riportati quando andiamo a prendere in considerazione solo l'autismo oppure tutto lo spettro. Ovviamente bisogna segnalare che esistono nell'analisi di questi studi come quello di Baird, di quello giapponese e quello coreano, in cui abbiamo delle stime di prevalenza molto molto alte. Sono tornata indietro. Questo vabbè è un altro lavoro, ma andiamo avanti, che è un aggiornamento del lavoro di Elsabach, c'è qualche lavoro in più, ma non è che trae conclusioni molto diverse, se non, ma questo veniva fuori anche da Elsabach, che la stima di prevalenza per quanto riguarda l'autismo nucleare è molto più ovviamente stabile nel tempo rispetto alla stima di prevalenza per quanto riguarda i disturbi dello spettro autistico, e poi andremo a discutere come mai. Probabilmente questo succede. Questo è un altro invece studio fatto in Gran Bretagna sulla base di un database della medicina generale. Anche qui c'è l'analisi delle cartelle. Hanno scelto l'età di 8 anni proprio perché per confrontarsi col CDC americano. E in effetti dalla loro analisi non si evidenziano. Posto che il lavoro purtroppo ha questo difetto, questo, che parla genericamente di autismo per tutto il testo, quindi non si sa bene a quale categoria di diagnosi si riferisca. Cioè, noi pensiamo che si riferisca a quella dei disturbi dello spettro autistico, un po' per come si parla, però questo capite come rende difficile poi dare risposte chiare quando non si hanno le categorie metodologiche chiare negli studi. Comunque, in realtà da questo studio c'è un andamento temporale che non è in crescita a partire dal 2004 fino al 2010, quindi è piuttosto stabile ed è sicuramente inferiore a quello riportato. Poi vi ho portato anche alcuni dati della prevalenza in Italia, soprattutto per sottolineare come il nostro paese non abbia un sistema attualmente di riferimento per poter fare questa valutazione, che è una cosa molto grave per la programmazione sanitaria e non solo per la programmazione sanitaria, probabilmente anche per la conoscenza del problema, che è un problema molto chiaro nel vissuto delle persone, ma dal punto di vista invece eziologico, patogenetico e quindi anche di tutte le risposte che si possono dare è molto meno chiaro, quindi avere dei database che ci possano aiutare nella comprensione non sarebbe male, sarà che sono un ricercatore, ma insomma mi piacerebbe tanto che invece ci fossero dei dati seri, pesanti a cui attingere.
Quindi esistono questi due strumenti che sono due registri regionali, uno in Piemonte e uno in Emilia-Romagna, l'ANP.NET e l'ELEA, e questi, scusatemi, sbaglio sempre tasto, queste sono negli anni, come vedete c'è una variazione negli anni, c'è anche una variazione nella fascia di età, giustamente, per esempio ci rincuora che in una fascia 3-5 anni si vada in crescita nel riconoscimento, quindi vuol dire che anche la nostra competenza probabilmente un po' è aumentata rispetto a una valutazione del bambino piccolo. Noi sappiamo che una delle grosse problematiche che questi disturbi hanno è il fatto che vengano riconosciuti molto tardi e quindi si perde tutta una parte della vita di questi bambini che sarebbe molto importante, noi biologi diciamo plastica, poi invece non so, gli psicodinamici forse dicono in un'altra maniera. Ok, vabbè. Ma infatti io oggi ho sentito molte cose, mi è solo dispiaciuto l'accenno ideologico, scusate se mi sono, non volevo rompere non volevo rompere niente, anche perché avevo trovato grossi punti e penso che la legge rappresenti grossi punti di incontro. Però era stato anche sottolineato il valore. Sì, 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 sì. Sì, però se è ideologico non è scientifico. No, però alla seconda parte. Questo è per completezza, mi sembra. Mi dispiace che non averlo potuto dire prima, l'avrei detto anche prima. Certamente. Ora, quale può essere il motivo di tutta questa grande eterogeneità nella stima di prevalenza? Non è un fatto accademico, chiedersi quanti siamo, lo posso dire quanti siamo. È un fatto importante perché dà il senso del carico. Carico sul sistema sanitario, carico sul sistema scolastico, ci dà anche la possibilità di capire se ci sono dei fenomeni che noi vedremo in seguito di tipo epidemiologico e quindi dei fattori di rischio che possono influenzare queste prevalenze. Quindi seguire diciamo, l'andamento epidemiologico di una patologia è sempre un fatto molto importante per capirla e anche per poter attuare delle strategie preventive. Quindi diciamo questa grande eterogeneità sicuramente sta nella metodologia degli studi che sono presentati, nella differenza di riconoscere e diagnosticare i disturbi dello spettro autistico e anche nelle differenze individuali di svilupparlo, questo disturbo. E vabbè, qui ci sono delle riflessioni metodologiche, per esempio questi studi non sono tutti relativi alla stessa categoria diagnostica, questi studi non hanno tutti la stessa dimensione campionaria, questi studi non attengono tutti alle stesse fonti, quindi, questi studi non riguardano tutti la stessa fascia e quindi per una stima di prevalenza questo rende le cose molto difficili, infatti non esiste una meta-analisi degli studi di prevalenza, questa la dice lunga, perché se invece ci fosse una base comune metodologica la meta-analisi si sarebbe potuta fare, invece Elzabag ha dovuto fare diciamo un'analisi descrittiva, non una meta-analisi. Ovviamente poi intervengono tutti altri fattori che secondo me negli Stati Uniti d'America sono stati molto importanti per arrivare a queste stime, che sono i cambiamenti concettuali nei confronti di un disturbo, che sono espressi dalla nosografia, che sono espressi da manuali diagnostici. Questo produce degli shift nelle diagnosi dei bambini, cioè prima era molto importante la categoria ritardo mentale, poi diciamo, una volta conosciuto diciamo, i segnali, i sintomi, le caratteristiche, le differenze, è stato possibile avere una capacità discriminativa maggiore, lo stesso oggi invece lo dovremmo andare a misurare molto bene sui disturbi specifici del linguaggio, ovviamente in aree diverse di questo spettro che sono i disturbi dello spettro autistico. E poi, poi c'è questo fattore ovviamente dell'anticipazione della diagnosi che può avere un impatto sulla stima di prevalenza negli anni.
E poi ci sono i fattori socio-economici. Ci sono degli studi molto interessanti che io qui oggi non ho potuto portare, che evidenziano come per esempio nell'area americana aumenta la prevalenza e diciamo quello, il rischio, quindi il rischio però inteso come fattore socio-economico, di diagnosi di autismo aumenta nelle fasce della popolazione socio-economicamente alte, non basse. Ora, noi sappiamo che il sistema sanitario americano è un sistema a pagamento assicurativo, quindi insomma qualche diciamo, conclusione è probabile che si possa fare. Poi sono comunità anche più come dire, in contatto quelle socio-economicamente alte, che si scambiano più informazioni, che sono più informate, che sono hanno un livello educativo più alto, quindi ci sono delle sensibilità diverse nei confronti dello sviluppo, eccetera, eccetera. Mentre invece, per esempio, c'è uno studio, mi sembra scandinavo, che ha dimostrato una cosa diversa, e cioè che in quella popolazione analizzata era una popolazione particolare perché era una popolazione di donne migranti, il rischio sembra essere più alto. Quindi probabilmente come è fatto un sistema sanitario influenza anche la possibilità di essere diagnosticato o meno, in quale fascia diciamo economica essere diagnosticato o meno. Dunque, poi ci sono quei fattori che invece attengono diciamo alla suscettibilità individuale, e tra questi fattori, sono stati citati qui anche stamani, esiste sicuramente il fattore genetico, che è stato considerato un fattore molto importante su cui si è investito tantissimo, però purtroppo diciamo, la ricerca ha portato ad alcuni risultati, ma non ha dato la possibilità di circoscrivere ai fattori genetici il fattore di rischio unico, e nemmeno, soprattutto non è riuscito a trovare il gene, che era poi diciamo lo scopo fondamentale, perché il gene è la terapia, insomma, no? In questo schema un po' riduzionistico che abbiamo noi delle malattie. Però diciamo comunque permane il fatto che esiste una concordanza nei gemelli, sia monozigoti che dizigoti, ed esiste una ricorrenza non da sottovalutare tra fratelli, e quindi esiste una caratteristica familiare di questi disturbi. Esiste poi anche tutta una serie di studi che evidenzia come invece le mutazioni spontanee siano determinanti, siano un fattore di rischio. Però di fatto tutti questi fattori genetici insieme non sono considerabili l'unico possibile fattore, devono essere considerati in questa era una diapositiva per mettere in evidenza quali sono poi i geni che sono stati coinvolti, per ritornare anche al discorso che è stato fatto nell'intervento prima del mio della sinapsi, e come poi in realtà questa realtà del sistema nervoso centrale che si costruisce in una certa fase, che è anche prenatale, sembra essere diciamo un'area compromessa, e questo da sugli studi genome wide, i geni che costruiscono le comunicazioni tra neuroni e tra aree del cervello sembrano largamente coinvolti. Poi ci sono i fattori, quelli che noi chiamiamo genericamente ambientali, da qui non riconoscerete i fattori di tipo psico-relazionale, ci sono altri tipi di fattori, l'età dei genitori, che è sostanzialmente uno dei fattori più consolidati attualmente, per esempio dati che provengono da una bella fonte di informazioni che sono i registri di nascita, e quindi che danno la possibilità di seguire popolazioni diciamo a prescindere dalla patologia, quindi diciamo c'è una bias in meno quando vai a indagare delle caratteristiche nella popolazione direttamente. Hanno messo in relazione sia l'età del padre che l'età della madre, e addirittura l'età dei nonni al concepimento ovviamente, con un aumento di rischio di sviluppare il disturbo spettro autistico. Questo dal punto di vista biologico diciamo ha un senso, per l'invecchiamento, insomma, anche che esiste nelle cellule riproduttive, e meccanismi anche di carico di epigenetico che in queste cellule si possono determinare.
altri fattori di rischio, andando avanti, questo lo dico mentre parlo di queste cose, sono sicuramente quelli di tipo ambientale, anche di questo si è parlato precedentemente, c'è uno studio americano in atto, molto grande, che cerca appunto di, anche di questo basato su popolazione, che cerca di associare disease, quindi patologie, con particolari contesti ambientali. Per esempio sono stati fatti degli studi su l'inquinamento ambientale, e da questi studi si evidenzia un aumento del fattore di rischio, soprattutto, e questo diciamo mi piace puntualizzarlo, in queste, quando l'esposizione avviene in gravidanza entro il primo anno di vita, questi sono vari fattori che sono stati analizzati. E poi per esempio c'è un altro studio che riguarda invece agenti chimici come quelli dei pesticidi. Questa è una sintesi che è stata fatta recentemente, che riporta tutti questi studi, anche che vi ho detto in dettaglio, più altri sull'infiammazione e sull'infezione materna, in cui vengono elencati tutti gli studi che sono, cioè diciamo tutti i focus che sono stati un po' indagati. Le frecce sono soltanto su quelli che diciamo in più studi, e quindi c'è una ripetibilità dell'evidenza, e riguardano sia alcuni positivi, che sono quelli della somministrazione di acido folico e vitamine, purtroppo in fase preconcezionale, quindi va a colpire, cioè bisognerebbe insomma lavorarci su questo dal punto di vista della prevenzione. E poi invece quelli che aumentano il rischio, come l'inquinamento atmosferico e quelli che ho citato precedentemente. Un altro argomento, voi lo avete introdotto stamattina, mi sembra giustamente, perché è un problema che... Sì, scusate, stamattina riportandovi a ieri, perché poi ho... Esatto, e mi sembra una cosa molto importante, c'è un grande allarme per il calo delle vaccinazioni a livello mondiale e anche italiano a questo punto, e io vi ho riportato, così anche per consolidare, così noi abbiamo anche la possibilità di consolidare e di diffondere degli studi che insomma hanno una loro importanza, cioè avere delle evidenze scientifiche che hanno sempre dei limiti, perché che sono sempre legati anche a fattori metodologici, che sono sempre legati al fatto che sono sempre momenti, cioè gli studi sono sempre momenti, sono sempre popolazioni circoscritte, sono sempre legati al tempo, sono sempre legati allo spazio, però comunque di fatto Taylor nel 2014 pubblica una rassegna di studi su di associazione tra vaccino e sviluppo di autismo, quindi vaccino come fattore di rischio per lo sviluppo di autismo, e non solo vaccino, ma inserisce anche gli studi sugli additivi che ci sono nei vaccini. E quello che vi voglio fare notare è questi sono i bambini coinvolti, quindi non sono dati che riguardano 25 bambini, 100 bambini, 1000 bambini, sono dati che riguardano molti 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 bambini, e sostanzialmente quello che si vede è che il rischio non aumenta, perché è inferiore ad 1, e secondo me è da notare che nel caso della trivalente, che è il vaccino diciamo più accusato come fattore eziopatogenetico, in realtà questo rischio sembra essere inferiore. Questo andrebbe d'accordo con un'altra ipotesi invece di fattore di rischio per l'autismo, ovvero che invece le infezioni possono essere un fattore di grande turbamento nelle fasi dello sviluppo, e su questo bisognerà produrre evidenze e lavorare, perché rappresenta un campo di indagine molto interessante. Ne ho riportato un altro perché è del 2015 e in questo è uno studio abbastanza complicato e molto interessante, si sono diciamo identificate varie popolazioni, quindi ci sono identificate popolazioni di bambini che non avevano un fratello maggiore con autismo e bambini che avevano invece un fratello maggiore
maggiore con autismo, e si sono analizzati i dati sia in bambini piccoli che quindi avevano, diciamo, raggiunto solo la prima dose vaccinale, e bambini più grandi che ne avevano raggiunte due. E la cosa interessante, prendiamo i bambini con diagnosi, senza fratello con diagnosi, è che in realtà all'aumento delle dosi si ha una diminuzione delle percentuali di bambini con autismo. Quindi questa associazione è inversa, semmai. Non c'è al crescere dell'esposizione un aumento dei casi, ma semmai l'inverso. E il lavoro è interessante perché questo succede anche con i fratelli maggiori con autismo, e quindi questo, diciamo, potrebbe essere un dato di partenza utile per non andare a pensare che ci possano essere delle sottopopolazioni geneticamente fragili, e sicuramente quelle dei fratelli di bambini con autismo sono delle popolazioni a rischio, che sono più suscettibili. Qui non sembrerebbe che siano più suscettibili. Io spero che questi dati siano stati utili per le nostre riflessioni e vi ringrazio.